Allora, il piano di base in campo per le amministrative di Avellino, come si colloca, insomma, nell'attuale scenario, campo largo, le liste di festa, insomma, stanno ancora in movimento, il centrodestra anche vuole dire la sua? A me pare che un quadro non ci sia ancora, molto onestamente. Anche quelle poche piccole certezze che ci sono mi paiono molto incerte. Dentro questa condizione un po' confusa, un po' fumosa, noi vorremmo fare lo sforzo di incominciare a introdurre delle questioni che riguardano la città. Non abbiamo appunto ancora elementi definiti dal punto di vista delle candidature, però credo che ad Avellino e agli avellinesi interessi capire quali sono le questioni di merito in ragione delle quali poi le persone si candideranno. Noi vogliamo provare ad aiutare questa discussione per quello che possiamo fare, incominciando a porre delle questioni di merito. E direi che solo sulle questioni di merito, di contenuto, che poi si possono definire il quadro, si può definire il quadro delle intese. Non vedo uno scenario, diciamo così, di sovrastruttura centrodestra contro centrosinistra in grado di leggere la realtà avellinese. Né credo aiuti la discussione introdurre elementi, diciamo così, di pregiudizio, i buoni, i cattivi, i fascisti, i liberatori. Tutto questo resta molto astratto rispetto alle condizioni della città. Quindi noi vogliamo provare, a una decina di giorni dall'inizio della vera e propria campagna elettorale, a introdurre delle questioni di merito, quelle che noi riteniamo essere particolarmente significative. L'obiettivo è anche fare eventualmente poi una lista, diciamo, sì, certo, di appoggio. La politica, una lista per proporre dei candidati alla città di Avellino, non è con delle idee nostre, diciamo, non si fa politica per fare letteratura, si fa politica per caricarsi degli interessi e provare a rappresentarli. Questo è nel nostro orizzonte, il quadro resta ancora molto confuso. Parlando di intesa e di lista, mi scusi, si parla anche di una certa vicinanza con alcuni rappresentanti dell'amministrazione uscente. Ma noi discutiamo con tutti, per la verità con tutti, siamo aperti alla discussione, chiunque vuole, diciamo, ha la possibilità di aprire un fronte di discussione con noi. Sul merito delle cose, ecco, direi che questo è l'unico vincolo che noi ci diamo, di discutere sul merito e non su elementi astratti che a noi non interessano e credo restino molto distanti rispetto alle attese degli avellinesi.